più collegamenti con Milano, incrementare il turismo visto che le città vicine ne hanno più di noi e migliorare il modo di esportare i prodotti locali. Sono questi tre filoni da seguire per portare risorse a Mantova e per sostenere gli imprenditori virgiliani. È quanto emerso dall'incontro che si è tenuto questa mattina nella sala convegni di Armonia a Porto Mantovano tra il presidente della provincia Carlo Bottani e una rappresentanza del mondo imprenditoriale. Un momento di ascolto del mondo imprenditoriale mantovano, costantemente sul territorio proprio per ascoltare le esigenze degli imprenditori, degli artigiani, del popolo e del partita IVA, per ascoltare e dare delle pronte risposte. Ma quali sono le preoccupazioni degli imprenditori in questo momento? Le cose che maggiormente preoccupano gli imprenditori sono il fermo del lavoro, quindi oggi già stiamo scontando il fermo delle attività legate ai super bonus e ai sisma bonus che stanno producendo effetti negativi sul mercato del lavoro e sul mercato delle imprese. Oltre a questo ci preoccupa molto la crisi delle liquidità. Ci sono qui presenti imprenditori di vari settori proprio perché la necessità è trasversale e quindi serve essere uniti, fare squadra e il territorio ha molto bisogno di questo. La provincia credo che sia lo strumento più indicato per poter fare questo collante fra le aziende, le imprese e il mondo del lavoro. Quali sono le richieste del mondo imprenditoriale a Palazzo di Bagno? Oggi alla provincia chiediamo delle azioni concrete per superare questi momenti di grande difficoltà che tutte le imprese stanno vivendo per le contingenze del mercato. Chiediamo che la provincia sia lo strumento per fare squadra, perché il territorio deve essere valorizzato, devono essere valorizzate le eccellenze del territorio. Inoltre la provincia potrebbe essere di grande utilità nelle infrastrutture che servono proprio per fare i legami tra le imprese. Cosa può fare la provincia? Può fare molto in termini di facilitatore, come tutti i nostri 64 comuni, anche la provincia, sia da un punto di vista di autorizzazioni, sia per quanto riguarda di facilitatore. Il nostro compito è quello di cercare, come insegna l'operazione di Hydrogen Valley realizzata a Mantova, e quindi siamo in continuità con questo, e quindi cercare di ascoltare le esigenze dell'imprenditoria, fare rete è la cosa più importante.